Buongiorno a tutti e come al solito datemi conferma per piacere del funzionamento dell'audio e del video sulla chat e se ci sono domande. Fatele, continuate a farle sulla chat. Perfetto, ottimo. La qualità delle immagini è buona? Comunque io, diciamo, oggi ho terminato la risistemazione del materiale di questa parte del corso. Quello che manca e che vorrei mettere è una sorta di, se volete, identikit, carta d'identità di tutti i corpi che abbiamo visitato. E per il momento invece ho soltanto il più riaggiornato il PDF con tutte le immagini che, e anche gli esercizietti, i piccoli esercizi che noi abbiamo fatto. Quindi lo metterò oggi sul sito web, sul repository. P720p, come sempre, mi dice Francesco D'Alessandro, è una buona qualità di streaming. Potrei provare ad andare anche un po' più a crescere, a fare un pochino meglio, oppure. Allora, c'è una domanda comunque adesso. Se magari D'Alessandro mi risponde sulla chat. Mi aiuta a capire appunto questi 720p come si collocano in termini di qualità, perché io credo che questo sono 720 pixel, pista per pixel, non lo so. Comunque una domanda, che cosa si intende per idrogeno ed elio in forma metallica? Innanzitutto è solo l'idrogeno in forma metallica. Allora, se uno comprime l'idrogeno a pressioni elevatissime e guardate che all'interno di Giove ci sono pressioni che raggiungono anche il milione di bar. Quindi allora gli atomi di idrogeno sono forzati a condividere i livelli elettronici. Quindi un elettrone non appartiene ad un singolo atomo. Un po' come in un metallo, un elettrone non appartiene ad un singolo nucleo. E quando avviene questo fenomeno, quando gli elettroni appartengono a tutti gli atomi, sono liberi, diciamo così, di viaggiare dappertutto. E questo è uno stato che viene chiamato stato di idrogeno metallico ed è una conseguenza delle enormi pressioni alle quali è sottoposto l'idrogeno. D'accordo, quindi è sempre un fluido. Lo possiamo considerare sempre come un fluido, come un gas. Non pensate che sia un oggetto rigido, ma c'è la condivisione dei livelli energetici di tutti gli elettroni, per cui gli elettroni non appartengono ad un singolo nucleo, ma sono condivisi tra tutti i nuclei esattamente come succede in un metallo. Allora, in HD perfetto, Marco Bove ottima qualità, 720p HD, andare a 1080 non serve. Ok, perfetto, benissimo, grazie per i chiarimenti. Sì,
decisamente sufficiente, 720p, 720, è uno standard di acquisizione video, non ricordo male, corrisponde sì a 1280x720 pixel in formato 16 noni, infatti questo è quello che ho impostato. Altra domanda, gli anelli di Saturno si sono formati in tempi recenti in seguito a collisioni o hanno altre origini? Anche questa è una domanda. È una domanda interessante e volevo, così siccome è una, in un certo senso, una scoperta che abbiamo fatto noi nel nostro laboratorio, ve ne volevo parlare all'inizio lezione. E quindi la riprenderemo tra un momento. Aspettiamo ancora un paio di minuti. E vi avevo anche probabilmente promesso dei chiarimenti che ora mi sono dimenticato. E vi consiglio, appunto, quando vi dico che vi prometto dei chiarimenti, di mandarvi una mail per ricordarmi la cosa su domande alle quali non ero stato in grado di rispondere. Ecco, benissimo, penso che possiamo iniziare allora. E ci eravamo lasciati l'ultima volta con questa bella immagine appunto degli anelli di Saturno, costruita dai miei colleghi della telecamera in condizioni di illuminazione particolari, cioè il Sole si trova dietro Saturno, noi non lo vediamo, quindi la telecamera. In un certo senso il Sole è occultato da Saturno e questo dà luogo a tutta una serie di diffusioni che permettono di vedere anelli che altrimenti risulterebbero invisibili come l'anello E. Fatemi prendere per il momento il puntatore laser. L'anello E è questo qui, questo più esterno, che è generato dai plume che vengono emessi da Encelado. Ne parleremo dopo. Allora, qui vediamo altre immagini degli anelli che hanno questa struttura incredibile, frutto di risonanze e di una dinamica molto particolare, che è stata largamente spiegata. Gli anelli di Saturno sono stati anche usati come sismometri per identificare oscillazioni acustiche all'interno di Saturno, eccetera. Sono delle strutture molto particolari. Però uno dei grandi problemi era la definizione o la determinazione dell'età di questi anelli. Allora io rimetto, vediamo un momento, qui ci vediamo altre strutture molto perturbate. No? E torniamo un attimo indietro a questa immagine
E vedete, gli anelli più, diciamo, massicci sono gli anelli A, B e C. E il più massiccio di tutti è l'anello B, che è questo che appare come una fascia scura. Ed è l'anello intermedio, per così dire, tra gli anelli di Saturno. Ora, uno dei problemi fondamentali è quello di determinare la sua età. L'età, il problema della determinazione dell'età è legato al problema della massa. E diciamo, la storia del legame tra l'età degli anelli e la massa degli anelli è una storia interessante e merita che ve la racconti, anche perché noi abbiamo dato nel nostro laboratorio il contributo determinante al cosiddetto argomento composizionale. Allora, le cose sono andate in questo modo. Gli anelli, abbiamo detto, sono composti prevalentemente di ghiaccio e di ghiaccio quasi puro. C'è stata una misura fatta dal radar in modalità radiometrica che sostanzialmente ha visto che nelle microonde la temperatura equivalente del corpo era di solo 10 degli anelli, era di soli 10 Kelvin. Naturalmente la temperatura di equilibrio potremmo calcolarcela noi nell'infrarosso, dove viene messo il grosso della radiazione, è di circa 90-95 Kelvin, quindi molto più elevata. Però se uno guarda gli anelli nelle microonde, vede che trova una emissione talmente bassa corrispondente a quella di un corpo nero a 10 Kelvin. E questa è una caratteristica del ghiaccio quasi puro. Quindi il radar in modalità radiometrica è riuscito a misurare un livello di purezza degli anelli dell'ordine dell'1, aspettate, devo prendere la penna qui per scrivere. Fatemi un attimo prendere la penna. Eccoci. La temperatura è di circa, è la percentuale di silicati, di polveri presente negli anelli, è al massimo 1, l'1-2% complessivo. Questa quantità noi la chiameremo alfa. Quindi noi sappiamo che gli anelli sono costituiti da ghiaccio quasi puro. Ora c'è un altro strumento a bordo di Cassini, un analizzatore di polveri. Tutto l'ambiente interplanetario e anche, diciamo, quindi quello attorno a Saturno è continuamente pervaso da un flusso di microscopiche particelle di polvere. E queste polveri sono costituite prevalentemente da silicati e anche da materiali organici che si depositano sui pianeti, sulle superfici, e naturalmente si depositano anche sugli anelli. Allora, quello che ha fatto questo strumento di Cassini è stato misurare il flusso φ di queste polveri, cioè il flusso in termini di massa per unità di superficie per unità di tempo. Lo ha fatto vicino a Saturno. Naturalmente bisogna tenere conto di un effetto di focalizzazione gravitazionale di queste polveri, perché queste polveri che arrivano dal sistema solare esterno essenzialmente vengono focalizzate verso Saturno dalla sua attrazione gravitazionale. Comunque diciamo che è stato misurato questo questa quantità φ. Allora, se noi moltiplichiamo, no,
Questa quantità phi per l'area A degli anelli e per il tempo di deposizione che chiamiamo tau, e tau per noi in fondo sarà alla fine l'età degli anelli, quindi flusso per l'area degli anelli, per la durata dell'esposizione a questo flusso, dovremmo ottenere che cosa? Una frazione alfa della massa M degli anelli, la chiamo MR, M massa degli anelli, M ring, R sta per ring. Ok? Quindi flusso per area per tempo di deposizione, otteniamo la quantità di polveri che si è depositata sugli anelli e che ha sporcato gli anelli, generando quell'1-2% appunto di sporcizia, no? Che previene, la purezza assoluta del ghiaccio. Allora, la quantità phi era nota da uno strumento, il Cosmic Dust Analyzer di Cassini. La quantità alfa era nota dalle misure radar, che ricordiamo hanno misurato soltanto la percentuale di silicati e polveri presenti negli anelli, ma non la quantità complessiva. L'area degli anelli è nota e quindi possiamo da questo ricavarci tau è uguale ad alfa per MA diviso il flusso moltiplicato per l'area. Ora, in questa equazione, tutto è noto meno che la quantità MA, la massa degli anelli. Allora, degli anelli più meno massicci, l'anello A e l'anello C, c'erano buone stime della massa perché questi sono anelli trasparenti. E quindi dall'attenuazione della radiazione elettromagnetica, dell'intensità della radiazione, è stato possibile determinare anche la densità superficiale di massa e quindi determinare la massa complessiva. Ma l'anello opaco, che è l'anello B, è quello più scuro di tutti quanti, non lascia passare la radiazione, quindi non si può fare una misura di trasparenza e quindi non si può determinare la densità superficiale di massa. Ora, l'unica maniera per determinare la massa di questi anelli è stata studiando, diciamo, l'accelerazione, il moto, l'orbita della sonda Cassini nelle fasi finali. Nelle fasi finali, Cassini è stata fatta passare per 22 volte in un'orbita, cerco di disegnarla alla meglio, tra Saturno e gli anelli, un'orbita molto eccentrica, l'anello più interno, ad una quota di circa 3.000 km dal livello delle nubi. Quindi, in questo modo, Cassini, seguendo Cassini attraverso il link radio da terra, è stato possibile misurare la velocità radiale della sonda e questo ha permesso di misurare il campo di gravità di Saturno separatamente dalla massa degli anelli, perché gli anelli in sostanza tirano in una certa direzione e Saturno tira in una di direzione diversa. E quindi questa configurazione geometrica particolare dell'orbita ha permesso di separare piuttosto bene la massa degli anelli dal campo di gravità di Saturno. E tenete conto che la massa degli anelli è piccolissima. Noi rispetto alla massa di Saturno è circa una parte su 100 milioni della massa di Saturno, quindi
Sono state necessarie misure estremamente accurate e sofisticate per determinarne la massa. Questa massa è venuta piccola. I planetologi usano misurare la massa di Saturno, degli anelli in termini della massa di una delle lune che le stanno vicine, Mima, che vedremo tra un momento. Ed è risultata essere all'incirca 0,4 volte la massa di Mima, quindi un valore piccolo. E se uno si fa il calcolo dell'età, con tutte le incertezze possibili, tau viene dell'ordine compreso tra i 10 e i 100 milioni. Ecco, io sono andato fuori dalla. Milioni di anni. Quindi anelli giovani, anelli che sembrerebbe non si siano formati assieme a Saturno. E questo è un risultato interessante. Naturalmente, come sempre nella scienza, diciamo, non tutti sono pronti a credere ad un risultato così eclatante, diciamo così. E ci sono molte persone che mettono in dubbio il cosiddetto argomento composizionale, cioè il fatto che si possa derivare l'età degli anelli misurando la frazione alfa di silicati. Potrebbero esserci altri processi, ma questi altri processi non sono stati identificati. Quindi per il momento la grande maggioranza delle persone crede che appunto gli anelli di Saturno siano giovani e forse addirittura antecedenti alla scomparsa, sono venuti più tardi della scomparsa dei dinosauri. E l'argomento composizionale che ho presentato adesso è un argomento certamente molto forte. Dobbiamo tenere però conto che magari il flusso di polveri è cambiato nel tempo, eh? E dobbiamo forse tenere conto che ci sono, come dicono alcuni, dei meccanismi di pulizia degli anelli, cioè che gli anelli si puliscono, che questi silicati si depositano, ma poi in qualche modo precipitano verso Saturno con questo precipitare di ghiaccio e silicati è stato visto anche dalla sonda Cassini. Quindi, vedete, lo crediamo, è molto molto plausibile, ma non siamo. C'è gente che ancora dubita ed è bene dubitare, no? È bene dubitare. Certamente è molto difficile ottenere degli anelli che sono, che so, più vecchi di 1 miliardo di anni. Visto che Saturno ha 4 miliardi e mezzo di anni, certamente non si sono formati con Saturno. E ci sono delle persone che dicono anche che le lune più interne di Saturno sono giovani. E quindi, insomma, è un problema affascinante di dinamica, di formazione, e quello che ci dice è che in fondo processi catastrofici come quelli che possono aver dato luogo alla formazione degli anelli sono ancora attivi nel sistema solare recente. Quale può essere l'origine degli anelli o la frammentazione di una grossa cometa, un cosiddetto centauro, oppure una collisione di un grosso oggetto con una delle lune più interne che ha dato luogo a questa frammentazione di ghiacci, eccetera, eccetera. Ci sono molte ipotesi, ma qui, diciamo, siamo in un terreno molto più incerto. Quello che abbiamo fatto noi è stato in laboratorio con i miei giovani collaboratori, dottorandi, postdoc, è stato proprio quello di determinare la massa degli anelli. E nel team scientifico di Cassini, vi racconto questo aneddoto, se vogliamo, c'era gente che scommetteva sulle diverse età. Se avessimo trovato una massa grande,
Naturalmente questo avrebbe voluto dire anelli antichi, vedete che c'è quella relazione di proporzionalità diretta. Se avessimo trovato una massa piccola, invece anelli giovani, la gente scommetteva, noi ci siamo astenuti completamente e alla fine abbiamo trovato però una massa piccola, che era quella che la maggior parte delle persone poi in realtà si aspettava. Allora, c'è Marco Pellegrini che mi chiede di ripetere il meccanismo di misura della massa degli anelli. E ancora di quest'idea non sono stato sufficientemente chiaro. Allora, guardi, molto rapidamente. C'è uno strumento a bordo di Cassini che misura la frazione di silicati alfa presente negli anelli. Ci dice quanto sono sporchi gli anelli. E l'uno, solo l'1-2% non è ghiaccio. È costituito da silicati. Questi silicati sono il frutto della deposizione di polveri che provengono dal sistema solare esterno. Il flusso di queste polveri phi, è stato misurato da un altro strumento di Cassini, il Cosmic Dust Analyzer. Allora, se noi moltiplichiamo questo flusso per l'area degli anelli, per la durata della deposizione, siccome è un flusso di massa, quindi grammi per metro quadro per secondo, otteniamo una massa e esprimiamo questa massa come frazione alfa della massa degli anelli. Quindi in un tempo tau si deposita sugli anelli una frazione, una quantità di massa che è pari ad alfa per la massa degli anelli. Alfa, ricordiamoci, è stato misurato da quest'altro strumento, il radar, in modalità radiometrica. Quindi da questa equazione phi è conosciuto, A è conosciuto, tau è la quantità che vogliamo determinare, alfa è noto, l'unica cosa che manca è la determinazione della massa M rings, la massa degli anelli MR. Quindi tau la possiamo ricavare in questo modo, La possiamo ricavare così da questa relazione. Se noi siamo in grado di misurare la massa M-ring, determiniamo l'età. Quando dinamicamente abbiamo misurato la massa, quando la sonda Cassini è passata attraverso gli anelli, c'è un bellissimo filmato che potete scaricarvi dalla rete, potete vederlo su YouTube, su quelle che sono le proximal orbits di Cassini. All'ultima orbita Cassini è stato fatto precipitare nell'atmosfera di Saturno e si è disintegrato nell'atmosfera di Saturno. Stava finendo il propellente di bordo che serviva per il controllo dell'assetto, per i getti che servono per il controllo dell'assetto durante le manovre di desaturazione delle ruote, e quindi il progetto ha deciso con un'ultima manovra di farlo disintegrare nell'atmosfera di Saturno, una scelta imposta dalle regole di protezione planetaria che impongono che la sonda Cassini, che non era stata decontaminata al lancio, potesse in futuro urtare, avere una collisione con Encelado, che è una luna che dal punto di vista esobiologico è estremamente interessante ed è in cosiddetta categoria A, cioè una di quelle lune nelle quali tutto ciò che vi viene depositato deve essere assolutamente sterile. Va bene? C'è un'altra domanda. Non vi era il rischio che la sonda impattasse con i frammenti rocciosi degli anelli? Si riesce ad essere così precisi nella determinazione delle orbite da evitarlo? Sì, nella determinazione delle orbite siamo straordinariamente precisi e pensate che il posizionamento delle nostre soluzioni di determinazione orbitale quando Cassini
passa vicino al pericentro di Saturno, la distanza dal centro di massa di Saturno, gli errori, le incertezze sono di qualche metro. Può sembrare, no, quasi incredibile, ma queste sono le precisioni. Le precisioni elong track, cioè lungo l'orbita, sono decisamente peggiori, ma ammontano al centinaio di metri o giù di lì. Quindi la sonda è stata fatta passare esattamente dove si voleva, tra l'anello più interno e il livello delle nubi a circa 3.000 km di quota. Poi è andata anche più in basso nell'atmosfera per fare analisi chimiche dell'alta atmosfera. Ma le precisioni, certo, sono molto elevate. E certo, si temeva che potessero esserci in quella regione, vediamo se ho una immagine. No. Ecco qui che in questa regione, qui, quindi qui vicino, vedete, qui tra Saturno e i suoi anelli, in quella regione lì dove è passata Cassini, si temeva che potessero esserci particelle di dimensioni tali da poter danneggiare la sonda. In effetti, nel primo passaggio, l'antenna ad alto guadagno è stata posizionata, orientata in direzione del vettore velocità, agendo come schermo. In effetti, particelle, ci sono particelle, ma le loro dimensioni sono molto piccole. Tanto per darvi un'idea, possono essere le dimensioni delle particelle solide che vengono generate dal fumo di una sigaretta, ecco, qualcosa di questo genere, giusto per intenderci. Va bene, quindi qualcosa di non pericoloso, anche se Cassini aveva una velocità al pericentro di circa 30 km al secondo, quindi una velocità elevata. Era così utopico dare un ultimo sparo verso il nostro pianeta e tentare un recupero anche tramite l'ISS? No, era assolutamente impossibile, perché una volta che uno si è entrato pensate, in un'orbita di quel genere, si è catturati dal campo gravitazionale di Saturno. È vero che abbiamo i flyby di Titano a disposizione sempre, perché il pericentro era all'orbita di Titano, ma non sarebbe stato utopico, primo perché prima che utopico sarebbe stato inutile, perché che cosa ci avremmo fatto con Cassini alla Terra? Secondo, Cassini non avrebbe avuto la possibilità di manovrare perché aveva finito il propellente, rimanevano pochi chili. 5-6 kg di propellente. Non si sa bene quanto, ma sono 5-6 kg. Quindi non avrebbe potuto manovrare. Terzo, la stazione spaziale internazionale, diciamo, non avrebbe visto probabilmente di buon grado arrivarsi un visitatore così pesante, 2,5 tonnellate dopo aver consumato tutto il propellente, averlo vicino. E quindi il recupero sarebbe stato completamente inutile. No, la cosa giusta è stata proprio quella di fare terminare la missione dentro Saturno, disintegrare la sonda dentro Saturno. Diciamo, a Pasadena ci sono anche dei filmati, hanno organizzato, li potete vedere anche su Discovery Channel. Anch'io sono stato intervistato più volte, c'è anche un bel filmato servizio di Horizon della BBC che parla di queste fasi finali dell'esplorazione di Saturno. Quindi sarebbe stato impossibile, velleitario, diciamo, ritornare verso Terra, oltre che inutile, per tutte queste ragioni. Va bene?
Quindi qui vedete come, diciamo, alla fine l'indagine scientifica e gli aspetti più ingegneristici di navigazione, che sono quelli che facciamo noi nel nostro laboratorio, si intersecano e sono intimamente connessi, come la determinazione della massa, che è fatta con i metodi della determinazione orbitale e della navigazione, quindi i metodi propri dell'ingegneria spaziale, sono poi utili all'indagine scientifica. C'è stata una breve interruzione dello streaming. Spero che adesso funzioni di nuovo tutto quanto. Se mi date conferma sulla chat, vi ringrazierei. Io comunque vado avanti. Facciamo una rapida carrellata delle altre lune di Saturno. Questa è Giapeto, la luna più esterna che sta oltre Titano. È caratteristica perché vedete che nella fascia equatoriale è presente questa catena montuosa, no? È come una noce quasi, con due emisferi incollati insieme. Quella fascia, quelle montagne possono essere alte anche 50 km, con un raggio di circa poco più di 700 km. Una peculiarità che ancora non è stata completamente spiegata. Vedete una luna antica, scura, butterata da crateri, eccetera. La luna più esterna. E qui vedete invece Titano, visto di taglio. Questa è un'immagine che era stata presa addirittura ancora da Voyager 2, che fa vedere questo haze, questa sorta di foschia che è generata da idrocarburi. Quella dall'analisi spettrale della luce diffusa si è riuscito a capire che quelli sono idrocarburi. E l'intera superficie di Titano è ricoperta da una coltre di nubi molto estesa che impedisce l'osservazione diretta della superficie. Quindi la cosa però interessante è il metano. Il metano è una molecola organica e quindi molte persone legano molecole organiche anche alla possibilità che siano generate da processi biologici, cosa che non è strettamente vera perché ci sono processi, diciamo, non biologici, ma di chimica organica che li generano. Però la presenza del metano era certamente una cosa importante. In delle fasce ristrette diciamo, dello spettro, in certe bande ristrette dell'infrarosso, è possibile intravedere qualcosa della superficie. Ma il grosso delle informazioni che noi abbiamo ricavato sulla superficie di Titano le abbiamo avute dalla sonda Huygens durante la discesa, di cui abbiamo già parlato. E qui vedete appunto della composizione atmosferica di Titano. Noi abbiamo già parlato e quindi non dirò nulla, eccetto che appunto richiamo il fatto che la superficie ha una temperatura di 94-95 Kelvin all'incirca, la pressione al suolo è 1,4 bar, eccetera, eccetera. La tropopausa, ecco interessante, l'altezza di scala di Titano è circa, nella troposfera, è circa 20 km, quindi un'altezza più grande di quella della Terra. Perché possiamo chiederci, perché viene più grande di quella della Terra? Ricordiamoci che H è uguale a KT diviso MG.
Allora, la temperatura è più bassa e questo punterebbe ad una altezza di scala inferiore, è parecchio più bassa. Però abbiamo una massa molecolare media che è leggermente più bassa perché abbiamo un'atmosfera di azoto, ma non sostanzialmente diversa, quella che vince è l'accelerazione di gravità perché G su Titano è circa 1, se non ricordo male, 1,3 metri secondo quadro. Quindi è 10 volte all'incirca inferiore a quella della Terra, un po' meno di 10 volte, 8 volte quella della Terra. La temperatura è circa un terzo di quella della Terra, quindi dobbiamo aspettarci un'altezza di scala che è 2 volte e mezzo, 3 quella della Terra, infatti abbiamo 20 km. D'accordo? Questa è una conseguenza del fatto che l'accelerazione di gravità su Titano è notevolmente più bassa. Titano ha una densità di, la vedete scritta anche qui, di 1,88 grammi al centimetro cubo rispetto ai 5,6 della Terra, quindi è una densità notevolmente più bassa e quindi combinato anche con il raggio di Titano, tutto fa sì che questa densità superficiale sia notevolmente inferiore. E quindi la gravità superficiale è inferiore, quindi un'altezza di scala più piccola. Ma la cosa più così stupefacente di Titano è questa. Allora, la presenza di idrocarburi liquidi nell'atmosfera, soprattutto metano, naturalmente è problematica. Perché? Perché gli idrocarburi, vi racconto anche questa storia che è molto interessante, gli idrocarburi, il metano, è fotodissociato. E si può calcolare il tempo di vita del metano nell'alta atmosfera, nella stratosfera di Titano, e questa risulta uguale a circa 1 milione di anni. Quindi in 1 milione di anni praticamente il metano viene perso. E deve esserci un meccanismo quindi che continuamente riempie l'atmosfera di Titano di idrocarburi allo stato gassoso. Però la temperatura è sufficientemente bassa che è sufficientemente bassa che sulla superficie alcuni di questi idrocarburi possono esistere allo stato liquido, passano dalla fase gassosa alla fase liquida. E c'è una domanda. Crede che possano esistere organismi in grado di sfruttare idrocarburi come base per la loro sussistenza? Certamente sì, certo è possibile. E anche nella vita, nelle prime fasi della vita sulla Terra, questo è quello che è successo. Il problema è che lì la temperatura è incredibilmente bassa, quindi non mi riesce un po' difficile pensare a degli organismi che richiedono bene o male acqua, no? Per il trasporto delle sostanze all'interno, al loro interno, possano esistere lì, perché le temperature sono troppo basse. Diverso è il discorso se l'acqua è allo stato liquido, ma a 95 Kelvin l'acqua non è allo stato liquido. Invece gli idrocarburi possono essere allo stato liquido. E in effetti il SAR, il radar di Cassini, che ha generato queste immagini a microonde della superficie, con una risoluzione che arriva a 300 metri circa, il primo passaggio che fa, vede quella striscia, questa striscia che voi vedete qui sulla destra. È un'immagine straordinaria perché fa vedere la presenza di laghi, di grandi laghi. Pensate che questo qui, per esempio, sono 500 km. Queste sono le dimensioni caratteristiche.
Allora, perché si vedono neri i laghi di idrocarburi? Beh, se voi immaginate come funziona un radar illumina una superficie e se questa superficie è irregolare, la radiazione incidente viene riemessa più o meno in tutte le direzioni e parte di questa radiazione ritorna verso la sonda. D'accordo? Se voi invece illuminate una superficie perfettamente liscia con una fascia radar, la radiazione viene riflessa e nulla o quasi nulla ritorna verso il ricevitore. E quindi il ricevitore vede, diciamo, un'assenza di segnale che nella costruzione dell'immagine SAR appare come una macchia scura. E quelle macchie scure sono l'indicazione di zone perfettamente riflettenti o quasi perfettamente riflettenti. Naturalmente, se ci fossero, per esempio, delle onde, no? Parte della radiazione potrebbe ritornare indietro. Però quella è stata l'indicazione che sono presenti su Titano dei laghi o dei mari a seconda delle loro dimensioni. Tutti questi sono concentrati prevalentemente nell'emisfero nord ad alte latitudini per ragioni che non sono ancora ben note. Non si trovano nell'emisfero sud. Quindi Titano è l'altro corpo del sistema solare oltre la Terra, dove certamente sono presenti dei liquidi. E vedete altre immagini di questi liquidi, li vedete, diciamo qui vedete un altro grosso lago con una specie di isola. Qui. Ci sono delle missioni che sono state proposte per far atterrare addirittura una sorta di sonda galleggiante che possa fare delle indagini chimiche appunto, di questi liquidi, che sono certamente idrocarburi, metano, etano e così via. E sarebbe veramente fantastico anche dal punto di vista delle pubbliche relazioni, se ci pensate bene, avere delle immagini, che so, di una linea di costa di uno di questi mari di Titano, no? Che si trovano a 1.200.000, 300.000 milioni di chilometri dalla Terra. Quindi Titano un satellite, una luna straordinariamente interessante. E chi di voi ha letto il libro di Clark, 2001, Odissea nello spazio, da cui è stato tratto poi anche il film, che vi ricordo è un must per ogni futuro ingegnere spaziale. Il libro fa finire il viaggio dell'astronauta non nel sistema di Giove a Ganimede, ma lo fa finire proprio su Titano, che veniva ritenuto forse il satellite più misterioso del sistema solare, proprio per la presenza di questa sua densa atmosfera che Ganimede non ha. E Stanley Kubrick, il regista, invece, beh, per ragioni sue, naturalmente uno straordinario film, e anche Ganimede è un oggetto interessantissimo, invece fa finire questo viaggio nel sistema di Giove e non in quello di Saturno. Va bene? Ma qui non è finita la storia non è finita, qui vedete anche probabilmente quelli che sono delle sorte di paludi, in cui vedete che l'ecoradar non è completamente assente. E qui volevo darvi un'idea di come l'immagine SAR
e come la nostra capacità di distinguere strutture possa cambiare in funzione della risoluzione di un SAR. Questa è un'immagine presa da un radar terrestre del Lazio, e qui vedete il lago di questo è il lago di Bracciano, questi sono i laghi dei castelli romani, il lago di Castel Gandolfo e il lago di Nemi. Qui sotto c'è Roma, questa è un'indagine, qui c'è Tivoli, qui Tivoli sta qui, questi sono il complesso vulcanico dei Colli Albani, questo è il lago di Bracciano. Questa è una risoluzione a 12 metri. Cassini, ricordatevi, aveva 300 metri di risoluzione. Questa è una risoluzione a 360 metri, che più o meno è la migliore risoluzione che aveva Cassini, in condizioni particolari quando era più vicino, e questa è la risoluzione a 1,2 km che Cassini ha avuto molto spesso, perché naturalmente questa risoluzione dipende anche dalla distanza della sonda dalla superficie. Quindi vedete quanti pochi particolari si riescono a riconoscere in questo caso. E per, diciamo, perorare la causa di radar ad alta risoluzione. Ma un'altra cosa interessantissima di Titano è questa. Se abbiamo dei laghi di idrocarburi, che cos'è che forma questi laghi? Beh, questi laghi sono sostanzialmente il prodotto di un ciclo del metano liquido, metano ed etano, un ciclo degli idrocarburi liquidi simile al ciclo dell'acqua sulla Terra. E per, diciamo, supportare questa visione, richiamo la vostra attenzione su questa straordinaria immagine di un sistema di affluenti, un sistema di affluenti e di fiumi, di canyon, va bene, vedete qui, eccetera. E questa è una piana alluvionale, questa qui, tutta questa zona qui, simile a quella nella quale è atterrata la sonda Huygens. E questi canyon, la formazione di questi canyon profondi, che poi sono stati anche caratterizzati, e caratterizzati molto bene, con delle misure bellissime che fanno vedere appunto alcuni di questi fiumi arrivano, sboccano in laghi, e all'interno, diciamo, dei canyon il livello dell'acqua è lo stesso del livello del lago. Comunque questi canyon non possono essersi formati se non per la presenza di piogge. Quindi devono esserci piogge di idrocarburi liquidi anche oggi nell'atmosfera e sulla superficie di Titano. Quindi su Titano piove. Da questo punto di vista, questo remoto corpo del Sistema Solare ha delle similitudini molto particolari con la Terra. E qui ho voluto fare un confronto con dei canyon terrestri che mi sono particolarmente cari, del Colorado Plateau. Questa è un'immagine presa da Google Earth, no? Che fa vedere proprio questo sistema di canyon molto ramificato. Ora io flippo tra uno e l'altro, no? Vado avanti e indietro, e vedete che non c'è una grande. Poi c'è una grande similitudine in fondo tra questi due tipi di terreno in ambienti e corpi del Sistema Solare molto diversi. E con questo io farei la pausa, siamo già arrivati alle 11 e quindi ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui e poi cerchiamo di concludere, anzi, concluderemo sicuramente in un modo o nell'altro, chiuderemo questo tour, questa carrellata per il Sistema Solare.
Quindi pensate per esempio appunto alla sonda Huygens che è rientrata, fate pure la pausa, io non dico nulla di particolare, però pensate appunto alla sonda Huygens che è penetrata attraverso questa coltre di nubi, vedremo anche qualche immagine della sonda Huygens durante la discesa e diciamo pensate a tutte queste straordinarie scoperte che sono state fatte su questa luna. Il radar di Cassini ha avuto un contributo importante che viene stato proprio italiano. Quindi l'Italia ha contribuito a questa missione con l'antenna ad alto guadagno, che è servita per le telecomunicazioni e le telemisure con terra, ha contribuito parte del radar, ha contribuito parte dello strumento BIMS, anche uno strumento su Huygens a casi e ha poi nel sistema radiofrequenza per la parte scientifica ha contribuito con un trasponder in banda Ka che è servito per esperimenti di crociera. Tra l'altro con questo trasponder abbiamo fatto ed è un risultato anche questo proprio del mio gruppo di ricerca il test più accurato della relatività generale a tutt'oggi. C'è un lavoro su Nature, Bertotti, Yes, Tortora del 2003, in cui l'analisi è stata fatta tutta a Roma, tutta da noi a Roma. L'idea è stata appunto del mio professore di tesi, Bruno Bertotti, ma l'analisi l'abbiamo fatta tutta noi a Roma. Allora, ci sono delle domande, un'altra. Dove si possono trovare le foto di Cassini? Su internet se ne trovano solo alcune. Se voi andate sul photojournal, ve lo scrivo qui. Vediamo un momento, nel sito del JPL e battete foto, sono andato oltre, e poi Cassini o Saturn. Trovate tutte le immagini che sono state prodotte da Cassini. La NASA è obbligata a renderle pubbliche. E tutte queste immagini che io vi mostro vengono da lì. Quindi le parole chiave sono photojournal, poi Cassini. E poi potete mettere anche JPL se volete. Trovate delle immagini straordinarie. Ok, io faccio 2 minuti. Voi scrivete pure le domande sulla chat. Io ne approfitto 2 minuti soltanto per prendere un caffè. E poi ritorniamo subito.
Eccomi di nuovo qui. Ho letto che Huygens fosse stata pensata sia per atterrare sulla Terra che in un oceano. Quali furono le complicanze maggiori legate alla realizzazione di questa duplicità di possibile impiego? Allora, la sonda Huygens non è stata progettata per sopravvivere ad un impatto con una superficie, né liquida né solida. Quindi non è vero che fosse stata progettata per liquidi o solidi. È stata progettata come sonda atmosferica e il suo compito era quello di compiere analisi e misure durante la fase di discesa. Sopravvivere ad un impatto avrebbe comportato dal punto di vista progettuale un aumento enorme dei costi, probabilmente un diverso sistema, e quindi la sonda è sopravvissuta, è stata una buona cosa, ma non era stata progettata per quello. Sono stati fatti dei test nell'atmosfera terrestre, questo sì. Dei test appunto del sistema del paracadute, si è visto appunto qual era l'effetto dell'impatto e naturalmente dimensionando opportunamente il paracadute era possibile tra l'altro variare la velocità di discesa in modo da renderla uguale, in particolare la velocità di impatto in modo da renderla uguale a quella che si sarebbe avuta su Titano. Ma ricordiamoci che non è stata costruita per questo. Allora, la temperatura superiore di Titano è dovuta solo al contributo dell'effetto serra sull'irraggiamento oppure si ipotizza ci sia un contributo di altre fonti come ad esempio il decadimento di isotopi radioattivi? Beh, io non saprei perché lei pensa che questi 95 Kelvin, 90 Kelvin possano essere una temperatura più elevata. La temperatura di equilibrio di Titano è proprio all'incirca questi, è più o meno quella che noi ci aspettiamo. Potrebbe fare anche il conto, è molto semplice. Basta prendere appunto l'albedo, che è la quantità variabile, e lei ha una stima della temperatura non tenendo conto dell'effetto serra. L'effetto serra, se c'è su Titano, ed è molto molto piccolo, è dovuto a temperatura superficiale. Ok, mi scusi, superiore non avevo. L'effetto serra è piccolo, ci sono percentuali di metano, questo è vero, ma l'effetto serra non dovrebbe dare un contributo importante. E tant'è vero che la temperatura di equilibrio, guardi, è un conto perfettamente alla sua portata. Se lei va sulla pagina di Wikipedia e legge, guarda l'albedo di Titano, mette dentro tutti i numeri del caso, ottiene, vedrà che otterrà una temperatura media superficiale che è molto vicina, credo, a quella che abbiamo presentato nella trasparenza, che è stata poi effettivamente misurata. Quindi l'effetto serra non gioca un grosso ruolo. Anche se sono presenti, è presente un gas serra, perché il metano è un gas serra e lei lo ha giustamente evidenziato. Riguardo al decadimento di isotopi radioattivi, quindi flusso di calore che viene dall'interno è molto poco anche per la Terra. Quindi la temperatura superficiale è influenzata molto poco dal flusso di calore proveniente dall'interno.
provate a pensare, diciamo, ad una missione che debba atterrare, diciamo, in uno dei laghi di Titano. Adesso è tra l'altro veramente innovativa, una missione molto, molto innovativa e anche ad alto rischio, secondo me. Si chiama Dragonfly. È costituita da un quadricottero che farà una serie di hops di voli 4-5 con un generatore a radioisotopi, batterie, quindi sostanzialmente a terra, viene depositato sulla superficie da una sonda con un paracadute, questo quadricottero. E poi comincia l'esplorazione. L'esplorazione viene fatta partendo da una base, esplorando un possibile punto di atterraggio e ritornando poi alla base. Le immagini del punto di atterraggio vengono analizzate e si vede se il punto di atterraggio è ritenuto idoneo. Allora, se è ritenuto idoneo, Dragonfly fa un terzo viaggio e atterra in un altro punto. Lì compie una serie di analisi, ci sono degli strumenti scientifici non particolarmente sofisticati, a dire la verità, però compie una serie di analisi e poi parte per un se ricarica le batterie, ci vogliono molti giorni per ricaricare le batterie perché il plutonio disponibile non è molto, e poi sono previsti almeno 3 viaggi sulla superficie con questo quadricottero e penso che sia una missione veramente fantastica, veramente straordinaria. Poi c'è un'altra domanda, avrei una curiosità da chiedere. Secondo gli investigatori per l'esplorazione spaziale attuali sono relativamente maggiori o minori rispetto a quelli che c'erano negli anni 60, ad esempio, molti di più oggi. Gli investimenti per l'esplorazione spaziale, devo dire esplorazione robotica deep space, gli investimenti sono molto maggiori oggi che non negli anni 60. Negli anni 60 ci fu un grande investimento nel volo umano. Quindi verso la Luna, e meno per l'esplorazione robotica. Le missioni, tra l'altro, erano molto primitive, contenevano pochissimi strumenti. Quindi direi che l'investimento è nettamente superiore oggi. Va bene, detto questo, penso che possiamo riprendere il nostro cammino Qui altri, vedete altri tipi di terreni di Titano, ve li mostro in questo modo, laghi e diciamo zone paludose, e queste possono essere appunto delle zone di palude, oppure possono essere anche i confini del lago, quando in rosso vedete i confini del lago, quando il lago è pieno. No, perché abbiamo visto piove e non lo sappiamo, quindi quello potrebbe essere il confine del lago dopo molte piogge. Ma qui c'è il problema: quanto profondi sono questi laghi? E c'è una bellissima misura che è stata fatta ancora da noi alla Sapienza, non dal mio gruppo, ma da un gruppo con cui collaboriamo al DIET. Da una persona che aveva appena finito il dottorato, un'altra che avrebbe voluto iniziarlo, appena laureata, purtroppo non era stato ammesso alla prima tornata al dottorato, adesso si trova negli Stati Uniti, e questa bellissima misura ci ha dato la profondità dei laghi di Titano. E quello che voi vedete qui è la traccia di Cassini su questo lago, la vedete qui,
con il radar puntato verticalmente verso terra, perché lo scopo era quello di vedere se c'erano onde, se c'erano delle piccole increspature nella superficie. E in queste condizioni, che cosa ci si aspetta? Ci si aspetta che ci sia un eco-radar da questo livello, vedete, corrispondente alla superficie del lago. E questo è stato effettivamente visto, ma la cosa veramente intelligente che hanno fatto questi due ragazzi, io ricordo ancora quando sono entrati nella mia stanza, raggianti, mostrandomi questo straordinario risultato. Loro hanno combinato in maniera intelligente tutte le misure dei differenti fasci del radar in maniera coerente e sono stati in grado di ottenere, vedete, questo eco secondario sottosuperficiale. Questo era l'eco molto più debole, naturalmente, che veniva dal fondale di questo, in realtà io l'ho chiamato lago, ma questo è un mare perché vedete qui sono 100, questi sono 100 chilometri, quindi da qui a qui sono 1000 chilometri, quindi questo è un oggetto molto grande. Vedete la profondità nel punto massimo qui è circa 120 metri, 150 metri. Quindi questo ha contribuito anche a permettere una sorta di inventario della quantità di idrocarburi liquidi presenti sulla superficie. Una misura veramente straordinaria, elegante. Ricordo che il direttore del JPL alle riunioni di management che faceva iniziava sempre per un mese, è iniziato parlando di questa straordinaria misura, la batimetria di un mare di titano. Altre cose interessanti riguardo a Titano, queste le abbiamo fatte noi, riguardano la struttura interna. E la struttura interna, prendiamo direttamente questa immagine che abbiamo prodotto noi, è stata determinata misurando il campo di gravità della sonda. Il campo di gravità viene misurato attraverso il sistema radio di bordo. C'è forse una trasparenza dopo che farà vedere questo. Comunque, il grande problema su Titano era: ok, abbiamo liquidi alla superficie, idrocarburi liquidi. Questi idrocarburi devono venire in qualche modo dall'interno. E come fanno a venire dall'interno? È molto, molto più semplice ottenere idrocarburi se sotto la crosta ghiacciata esterna, le temperature ricordiamo sono di 90-95 Kelvin, sotto la crosta esterna è presente un oceano liquido. Allora, un po' come per Europa e per Ganimede, l'idea fondamentale è che abbiamo un nucleo interno di silicati che è più caldo, può essere ad una temperatura di 800 Kelvin, per esempio, caldo per decadimento radioattivo. Abbiamo uno strato isolante esterno di ghiaccio, ricordiamo che il ghiaccio è un buon isolante termico, e quindi possono esserci all'interno le condizioni di pressione e temperatura per far esistere per generare uno strato di acqua liquida. Allora, la struttura che abbiamo determinato con le misure di gravità è proprio questa: uno strato esterno costituito da ghiaccio e mescolato a materiali organici nel senso di idrocarburi, cosiddetti clatrati, uno strato di ghiaccio a bassa pressione, uno strato di acqua liquida qui, poi con ogni probabilità, ma non siamo meno sicuri,
un secondo strato di ghiaccio ad alta pressione, quindi sostanzialmente lo strato di acqua liquida sarebbe, diciamo, interposto a due strati di ghiaccio ed un nucleo di silicati a bassa densità, silicati cosiddetti idrati. Questi silicati appartengono alla famiglia delle cosiddette serpentine, serpentiniti, eccetera, che sono presenti anche sulla Terra, che sono silicati ricchi di acqua. Ma la cosa importante è lo strato di acqua. Come abbiamo fatto a vedere lo strato di acqua? Beh, nel caso di Titano non era possibile, non è stato possibile usare le misure di induzione magnetica. Perché? Perché l'asse del dipolo magnetico di Saturno coincide con l'asse di rotazione. Non siamo ancora Cassini, nonostante le sue misure precisissime, non è stato in grado di vedere deviazioni, di misurare un angolo di offset tra il dipolo magnetico e l'asse di rotazione. C'è un limite superiore a questa differenza e questo limite superiore ammonta a 45 secondi d'arco. Pochissimo, invece su Giove abbiamo 12 gradi. E quindi il meccanismo dell'induzione magnetica su Titano non funziona, non funziona bene. Allora, quello che noi abbiamo fatto è sfruttare il discorso delle maree. Se Titano, vi ricordate, no? Vi ho già fatto vedere questa figura che fa vedere come sostanzialmente il campo mareale deformi il corpo in maniera maggiore al pericentro e in maniera minore all'apocentro. Quindi, diciamo, questa forma di sigaro di pallone di rugby, il pallone di rugby è più allungato al pericentro e meno allungato all'apocentro. Ma di quanto? Beh, se Titano fosse completamente rigido, quindi non avesse uno stato di acqua liquida interna, le deformazioni sarebbero piccolissime e quindi anche le deformazioni gravitazionali, quindi l'effetto gravitazionale di queste deformazioni sarebbe molto piccolo. Se invece è presente uno strato di acqua liquida, le deformazioni possono essere molto maggiori. E quello che noi abbiamo visto facendo misure di gravità, vedete qui vicino all'apocentro, e vicino al pericentro, poi ne abbiamo avuti anche molti di più, abbiamo avuto circa 10 flyby dedicati alla gravità. Beh, vedete, siamo stati in grado di misurare una grossa variazione del campo di gravità. Questa grossa variazione è compatibile soltanto con la presenza di un oceano interno. E quindi questa è stata una scoperta importante che ha permesso di chiarire molti aspetti, tra i quali quello della presenza del metano, nell'atmosfera. Metano che viene dal, diciamo, nucleo di silicati e passa attraverso questo strato liquido e alla fine trova la maniera, attraverso forze dei criovulcani, di uscire nell'atmosfera attraversando questa crosta ghiacciata che può essere spessa una cinquantina di chilometri. Quindi vedete come misure indirette, come la gravità, per esempio, permette di ottenere informazioni sulla struttura interna. E ricordatevi che la struttura interna di un corpo è quella che tiene la chiave del processo di formazione. E per l'indagine della struttura interna di corpi, noi abbiamo un numero molto limitato di strumenti, mentre per le superfici
Abbiamo un'enorme varietà di strumenti, le possiamo osservare nell'infrarosso a differenti lunghezze d'onda, anche la composizione chimica possiamo vederla attraverso spettrometri, spettrometri a raggi X, eccetera, eccetera. Per vedere all'interno di un corpo è molto più difficile. E gli strumenti che abbiamo a disposizione sono la gravità, perché la gravità passa attraverso qualsiasi corpo. Non viene bloccata da nulla, a differenza delle onde elettromagnetiche. Abbiamo i campi magnetici, purtroppo Titano non ha un campo magnetico. Possiamo studiare lo stato rotazionale, cioè come ruota il corpo, come precede, e teoricamente, se noi fossimo sufficientemente ricchi, potremmo piazzare sulla superficie una rete di sismometri sincronizzati tra di loro che fanno appunto misure di sismicità, un po' come noi abbiamo fatto sulla Terra, e tutto quello che sappiamo, il grosso di quello che sappiamo sulla struttura interna della Terra viene dall'analisi della propagazione di onde sismiche. Ma immaginate la difficoltà di mettere una rete di sismometri su Titano. Non siamo riusciti a farlo ancora su Marte, ma su Titano certamente sarebbe più difficile, anche se affascinante. Provate un attimo a pensare e a concepire una missione che possa, diciamo, portare una rete di sismometri su Titano. Sarebbe interessante riflettere e fare un dimensionamento di una missione del genere. Vedo anche una domanda sulla chat. Allora, la deformazione dovuta alle forze mareali deforma anche l'atmosfera di Titano? Certo, agisce certamente anche sull'atmosfera, naturalmente, come anche per la Terra, anche l'atmosfera terrestre viene deformata marealmente, ma noi non ce ne accorgiamo molto. La deformazione delle superfici equipotenziali, quando faremo la forma della Terra, vi vedrete appunto, vedremo no, la deformazione delle equipotenziali. Beh, è di poco, è di qualche meno di 1 metro sulla Terra, e questo dà luogo a maree che sono appunto di poco meno di 1 metro. Le maree fisiche su Titano, ricordatevi che noi abbiamo visto l'effetto gravitazionale dello spostamento di masse. Le maree fisiche su Titano ammontano a più o meno 15 metri, quindi se noi ci trovassimo sulla superficie di Titano andremo su e giù ogni giorno di una trentina di metri, 20-30 metri. Sulla Terra è molto meno, andiamo su e giù dell'ordine, per effetto delle maree solide andiamo su e giù di circa 1 metro. Per l'atmosfera le variazioni sono analoghe. Però appunto 1 metro, proviamo un attimo a riflettere, 1 metro che cosa significa nella variazione dell'equipotenziale? Significa che se voi avete, vediamo di trasformarlo in termini di millibar. Allora, per avere una variazione di 1 millibar dovete alzarvi di quota di circa 11 metri. Quindi 1 metro vuol dire che le variazioni di pressione sono di 0,1 millibar. Quindi sono variazioni di pressione molto piccole. E ci vogliono dei barometri molto sensibili per vedere questi effetti. E sarebbe interessante, ora io non lo so, se queste misure appunto di variazioni di pressione indotte dalle maree sono state fatte, e saranno sicuramente state fatte, ma appunto non ho la letteratura a portata di mano. Potreste fare una ricerca voi, appunto lei, Antonelli, potrebbe vedere appunto sulla Terra quanto ammontano le variazioni di pressione dovute alle maree. Sarebbe interessante, magari ci dà la risposta la prossima volta che ci vediamo. Mi dispiace che
non ci sia maggiore interattività tra di noi, ma purtroppo va bene, quest'anno le cose sono andate così. Ecco, qui vedete come viene fatta la misura radio. Abbiamo già detto che non c'è nessuno strumento a bordo di una sonda spaziale che possa misurare direttamente la gravità di un corpo. Perché? Perché essenzialmente la sonda è in caduta libera nel campo di gravità di tutti i corpi del sistema di Saturno, quindi un osservatore che sta sulla sonda vede gravità zero. Perché? Perché è in caduta libera. Quindi un gravimetro, che sulla Terra misura un'accelerazione, misura l'accelerazione di gravità, e la misura perché non è in caduta libera. E per Einstein questo significava che lui sta in un sistema di riferimento accelerato. Un gravimetro, se voi lo stesso gravimetro lo mettete nello spazio, lui misura un bello zero. D'accordo? Perché la massa di prova del gravimetro, che non è altro, il gravimetro non è altro che, se volete, nella maniera più semplice, una massa, ok, attaccata ad una struttura con una molla, e la deformazione di questa molla porta la massa più in su o più in giù, e dalla deformazione della molla, l'ho fatta molto rozza naturalmente, voi vedete, misurate la gravità. Se la gravità è maggiore, ci sono delle anomalie gravitazionali positive, allora avete una deformazione maggiore della molla e così via. Naturalmente un sistema di questo genere, se voi lo mettete su una sonda spaziale, misura un bello zero. Perché? Perché la massa di prova, che è questa, cade con la stessa accelerazione della struttura. E quindi misura sempre zero. Allora, per misurare la gravità di un corpo non dobbiamo fare altro che vedere, cercare di misurare come un corpo, come una sonda spaziale, cade nel campo di gravità di Saturno, di Titano, di altri corpi del Sistema Solare, osservando il suo moto da un punto fiduciale che può essere costituito da un'antenna di terra. Quindi noi stabiliamo un collegamento radio, vedete, un collegamento radio tra la sonda e la stazione di terra. Quindi mandiamo un'onda radio di frequenza molto stabile verso la sonda ce la ritrasmette coerentemente verso terra e a terra facciamo una misura dell'effetto Doppler. E l'effetto Doppler ci dice che lo spostamento di frequenza delta F, lo spostamento relativo di frequenza, è uguale, questo è un sistema two-way, andata e ritorno, due volte rho punto, quindi la variazione temporale della distanza, se volete, diviso la velocità della luce. Quindi misurando questo delta F, noi misuriamo rho punto, cioè la variazione di velocità, ossia la velocità radiale della sonda. E questo ci permette di ricostruire l'orbita e anche il metodo fondamentale che usano i navigatori della sonda, ci permette di ricostruire l'orbita e di determinare le forze che agiscono sulla sonda, quindi le forze gravitazionali prevalentemente e quelle non gravitazionali. Per esempio la forza esercitata dalla massa degli anelli o la forza esercitata da Titano al pericentro e all'apocentro. Qui vedete altre immagini di Titano, riprese invece da Huygens durante la discesa, che fa vedere, per esempio, vedete
una piana alluvionale, un sistema di colline con dei canyon qui invece. C'è anche un film su questo che non vi faccio vedere adesso, è disponibile in rete, della discesa. Qui vedete un confronto tra tre diverse superfici di Marte, Venere e Titano. È una bella differenza tra le tre superfici. Tutti questi, questo oggetto qui, per esempio, ha dimensioni di circa 10 centimetri. Ed è un sasso formato da clatrati, idrocarburi e ghiaccio mescolati insieme. Eccoli qui, qui vedete tutte le dimensioni. Queste sono le distanze, le distanze da Huygens, e quelle sono le dimensioni di questi ciotoli, di questi ciotoloni. Qui vedete le dune di Titano misurate dal radar, confrontate con dune terrestri di diversi deserti. Sono state viste, il radar ha permesso di vedere anche questi grandi campi di dune, indicazione che ci sono dei venti che le generano. E torniamo e concludiamo il nostro viaggio con Encelado. Encelado, visto da vicino, e questa quindi è abbastanza interno nel sistema di Saturno e questo corpo che voi vedete è questa è un'immagine di Encelado confrontata con immagini di altre lune di Saturno e la zona che vedete, che si chiama zona delle Tiger Stripes, tutte queste, vedete, si chiamano Tiger Stripes, strisce di tigre, che non sono altro che dei crepacci anche loro nella crosta ghiacciata. E questo era quello che l'Encelado, che era stato visto dalle prime immagini di Cassini. Encelado ha una superficie estremamente giovane, oramai siamo abituati, no? Più o meno a dire se una superficie è giovane o vecchia, magari non quanto giovane o quanto vecchia, però qui non vediamo crateri, indice di una superficie giovane, mentre se voi guardate per esempio Rea, qui Rea è piena di crateri, Giapeto e Dione pieni di crateri, invece Encelado non ha crateri, almeno nell'emisfero meridionale. Certo, qui ce n'è uno piccolino, lo vedete qui su, ma in generale pochi crateri. Superficie giovane, superficie rifatta. C'era una peculiarità di Encelado che era stata notata già da Voyager 2. Il suo albedo è pressoché 1, cioè ha riflette quasi tutta la luce incidente. Ok? Quasi tutta la luce incidente. E avere un albedo 1 è una peculiarità nel sistema solare. Indica anche che le temperature sono piuttosto basse, no? Un albedo perfettamente uguale ad 1 provocherebbe una temperatura. Sarebbe una superficie riflettente, la temperatura sarebbe zero, no? In realtà la temperatura superficiale media è di 80 Kelvin, minore di quella di Titano. Quindi queste peculiarità. Ma quando Cassini fa delle osservazioni più accurate, quello che vede nel polo sud di Titano è questa straordinaria immagine, e questa immagine è stata presa dalla telecamera di bordo e vedete questi plume, questi geyser, no? Ce ne sono tanti, qui ne vedete soltanto alcuni. Sono dei getti di acqua liquida che poi cristallizza. E questi getti vengono
dalle Tiger Stripes, da quei solchi che abbiamo visto prima, quei solchi azzurri nell'immagine precedente. E questa è stata una sorpresa enorme, perché nessuno si immaginava di trovare su una luna piccola, quindi diciamo fredda, morta, doveva essere geologicamente morta e inattiva, trovare invece dell'attività. E i geyser non possono essere generati altro che da acqua liquida nella sottosuperficie. Ora, se una luna è piccola, vuol dire che si raffredda molto rapidamente, quindi uno si fa quattro conti e vede che, primo, se era calda originariamente, adesso si è completamente raffreddata. Secondo, si fa un conto della quantità di elementi radioattivi presenti nel nucleo e si rende conto che questi non sono assolutamente in quantità sufficiente da generare internamente delle temperature tali da permettere l'esistenza di uno strato di acqua liquida. E quindi il grande problema, che cos'è che genera acqua liquida all'interno? E secondo, quanta ce n'è di acqua liquida? Vedete qui, vedete i getti che vengono fuori essenzialmente dalle Tiger Stripes. La potenza termica ammonta in totale a circa 17 gigawatt. E chi è che genera questa potenza termica? Il problema non è stato ancora risolto. Ci sono delle indicazioni e i geofisici, diciamo, fanno fatica ad ottenere potenze di questo genere, ma pare che l'unico meccanismo che possa essere responsabile di questo riscaldamento, ancora una volta, sono le maree. E quindi il trattamento, no? Questo trattamento di Encelado, quindi diciamo dilatazione e decompressione, dilatazione e decompressione tra pericentro ed apocentro, genera delle maree che possono provocare quantità di calore sufficiente, magari in maniera risonante, sufficiente a mantenere un oceano di acqua liquida. E anche qui le misure di gravità ci hanno aiutato enormemente, perché uno dei risultati più interessanti che il nostro gruppo ha ottenuto è stato proprio quello di misurare la quantità di acqua liquida presente nella regione polare meridionale sotto la crosta ghiacciata, che ammonta circa una novantina di volte il lago di Garda, tanto per dare un'idea, no? 90 volte il lago di Garda, e questa è stata una misura, una bella misura, difficile anche, che abbiamo effettuato con i miei collaboratori in laboratorio, al laboratorio di radioscienza. Essenzialmente effettuando un flyby nell'emisfero sud, sotto il polo sud, e due flyby sul polo nord. E questo ci ha permesso di misurare la differenza del campo di gravità nell'emisfero nord e nell'emisfero sud, e da questo, attraverso anche altri argomenti, siamo stati in grado di inferire la profondità dell'oceano. Adesso noi sappiamo che l'oceano non è confinato ad una pozza, diciamo, sotto il polo sud di Encelado, ma sappiamo che è un oceano globale, che però è molto più profondo, più spesso, in prossimità della regione polare meridionale. E qui vedete uno schema di questi geyser, Qui avete quindi uno strato di acqua pressurizzata e questi crepacci da cui escono questi getti che raggiungono i 100 km di quota, i 100 km di quota circa. E potrei anche raccontarvi parecchie storie di quando Cassini è passato attraverso questi getti. E delle coppie che si sono esercitate, sono state esercitate sul braccio del magnetometro, e quindi di tutte le difficoltà e le cautele che il progetto ha avuto
nel far passare la sonda a 20 km di quota sopra la superficie di Encelado, attraversando completamente questi getti. I getti sono interessanti perché ci danno accesso alla composizione chimica dell'oceano. Non è necessario, come nel caso di Europa, diciamo, mandare un sottomarino. Noi possiamo analizzare la composizione chimica dell'oceano analizzando semplicemente l'acqua ricca di sali, tra l'altro, che viene emessa da questi geyser. Gli strumenti di Cassini purtroppo non erano stati progettati per questo. C'era uno spettrometro di massa a bordo, ma questo spettrometro di massa, diciamo, non era fatto per vedere specie molecolari ad alto peso. E qui invece sarebbe interessante vedere se sono presenti molecole organiche ad alto peso molecolare, perché quando l'acqua è in contatto con i silicati ci possono essere reazioni chimiche importanti, interessanti, e quindi chi lo sa, c'è sempre chi spera che possano esserci molecole o condizioni prebiotiche, se non addirittura esistenza di vita. Però, insomma, questo è il... Adesso rapidamente concludiamo allontanandoci ulteriormente. Sono costretto a saltare Urano e Nettuno, di cui sappiamo molto poco. Sono i giganti ghiacciati perché costituiti dal 50% di acqua, e andiamo oltre nella fascia di Kuiper, dove si trovano i cosiddetti oggetti transnettuniani. Qui ne vedete alcuni. E di questi TNO, effettivamente, Plutone è uno dei rappresentanti. Vi avevo già detto della ragione per la quale Plutone non è più un pianeta, perché di oggetti come Plutone sostanzialmente ne sono stati scoperti molti altri, e quindi la scelta era o aumentiamo il numero di pianeti del Sistema Solare oppure detronizziamo Plutone e lo riduciamo al rango di pianeta nano, che è il rango attuale. E gli oggetti che sono stati scoperti simili a Plutone, vedete qui, vedete Plutone, è stato scoperto Caronte, che è una luna di Plutone, ma ne sono stati scoperti altri, il primo dei quali Sedna, molti altri. Tritone invece è una luna di Nettuno. Va bene, ma è ritenuto anche lui un TNO, un Trans Neptunian Object. TNO, Trans Neptunian Object. Questo è il telescopio in costruzione, in fase di lancio, James Webb Space Telescope, che sarà il successore di Hubble. E qui vedete la sonda New Horizon, che è passata vicino a Plutone il 14 luglio del 2015 e ora se ne sta andando a grande velocità, ma sempre troppo piano, attraverso la fascia di Kuiper. E queste sono delle belle immagini di Plutone e della sua luna Caronte, ripresa da New Horizon. E sono immagini uniche che fanno vedere una superficie anche piuttosto diversificata, no? Di colore diverso, che indica processi geologici e chimici diversi, eccetera. Quindi non dirò molto su questo, vi farò semplicemente scorrere alcune di queste immagini. Ecco, vediamo per esempio questa. È un'immagine a risoluzione più elevata di quella porzione rossastra. Si pensa che possano essere materiali organici. Dove vedete rosso, a parte, diciamo, il rosso di Marte, che è ossido di ferro, la gente pensa immediatamente a materiali organici. E non sono sicuro, e non so se effettivamente sono stati identificati con certezza.
Qui ne vedete un'immagine ingrandita di Caronte con quella sua crack che praticamente coinvolge l'intero pianeta, l'intero corpo, l'intero satellite. È un corpo grosso, Caronte, perché sono 1200 km, quindi non poco. Ed è una superficie che è stata craterizzata, quindi una superficie abbastanza vecchia, ma non troppo vecchia. E in fondo, se guardate qui bene nella regione, in questa regione qui, non è che ci siano molti crateri, e anche su Plutone qui ci sono delle regioni in cui i crateri sono assenti. Quindi, no, un'indicazione che il processo di crater, che quella superficie potrebbe anche essere relativamente giovane, e quindi chissà se non ci sono processi attivi anche su una luna distante come Plutone. Gli ultimi 5 minuti li vorrei spendere sugli esopianeti, che saranno un campo di ricerca affascinante del futuro. Ci sono state molte missioni spaziali per l'identificazione di esopianeti, e dal 1995, quando fu visto il primo esopianeta, ne sono stati scoperti molti. Adesso diciamo siamo a 5.000, con presenze confermate che vanno oltre i 3.000, quindi, e continuano ad essere scoperti. Quello che voi vedete qui in questo diagramma sono gli esopianeti. Questo è un diagramma che vale fino al 2013, dovrei aggiornarlo francamente, in cui vedete qui il periodo orbitale nelle ascisse, e invece in ordinate avete le dimensioni relative alla Terra in raggio. Va bene? Allora, se voi guardate, no, questa è la Terra, qui. Ci sono dei piccoli pianeti che sono stati scoperti, vedete tutti questi pianeti di questa zona, sono pianeti, diciamo, di dimensioni simili a quelle della Terra, ma hanno periodi orbitali effettivamente molto piccoli. Questo vuol dire che si trovano estremamente vicini al pianeta centrale, alla stella centrale. Tanto per darvi un'idea, il Sole, che è una stella di dimensioni tipiche, medie, eccetera, Mercurio ha un periodo di orbitale di 88 giorni, quindi si collocherebbe più o meno qui, sarebbe più piccolo e sarebbe un puntino, no, più o meno in questa regione. Nel 2013 non erano state scoperte, diciamo, pianeti simili alla Terra. Pianeti simili alla Terra che cosa vuol dire? Dimensioni simili alla Terra, ma che si trovano a distanze dalla stella centrale tali da permettere l'esistenza di acqua allo stato liquido. E nel sistema solare, se guardiamo questo interessante diagramma, in ascisse abbiamo il raggio dell'orbita relativo all'orbita terrestre, e in ordinate abbiamo la massa della stella centrale relativa alla massa della Terra. Quindi qui abbiamo la Terra, vedete? E questa fascia azzurra è la fascia nella quale può esistere l'acqua allo stato liquido. Allora, nel sistema solare l'acqua allo stato liquido può esistere, diciamo, in una distanza dal Sole,
va praticamente da poco più dell'orbita di Venere a poco meno dell'orbita di Marte, tra Marte e Venere, e noi ci siamo proprio in mezzo. D'accordo? Questa zona qui, ecco questa, si chiama la linea della neve. La linea della neve è quella linea oltre quella regione oltre la quale l'acqua si trova allo stato di ghiaccio, allo stato solido. Quindi da qui in poi, in condizioni di pressione normali, in superficie troveremo acqua allo stato solido. Però abbiamo visto già che ci sono degli habitat profondi nel sistema di Giove. Abbiamo visto Europa, per esempio. Nel sistema di Saturno abbiamo visto Titano ed Encelado, degli habitat profondi, in profondità, nei quali l'acqua può esistere allo stato liquido. Quindi qui parliamo di acqua che esiste allo stato liquido in superficie. Naturalmente, se la stella è più piccola del Sole, anche la sua luminosità sarà inferiore e questa zona e anche la linea della neve è molto più vicina alla stella centrale. Viceversa, stelle più massicce sono molto più luminose, diventano più luminose e quindi la zona nella quale troviamo acqua liquida, si sposta a maggiori distanze dalla stella centrale. Questa è diciamo un grafico importante, no? Perché è bello cercare, è sicuramente interessantissimo cercare e identificare la diversità dei vari pianeti extrasolari. D'accordo? È certamente importante e bellissimo caratterizzare tutta questa grande varietà attraverso i nostri strumenti astronomici. E devo dire, mi dispiace moltissimo perché quest'anno avevo programmato per voi delle guest lectures da parte di Giovanna Tinetti, che è il principal investigator di una missione che si chiama Ariel, che ha come scopo fare delle misure preliminari delle atmosfere di questi pianeti extrasolari. E questi pianeti extrasolari, immaginate se per esempio nell'atmosfera di uno di questi pianeti voi trovaste ossigeno, e l'ossigeno sulla Terra noi sappiamo che è il prodotto della vita, delle piante verdi. Non esisterebbe se non ci fossero le piante verdi e anche acqua. Beh, naturalmente questa sarebbe un'indicazione fortissima della presenza di vita, perché l'acqua e l'ossigeno sono quelle molecole che costituiscono le cosiddette biosegnature, segnature della vita. Ce ne sono un'altra ventina di queste molecole che sono molecole che costituiscono biosegnature. E c'è una missione che stiamo considerando per il futuro, gli anni 2035-2060, che dovrebbe proprio identificare queste biosegnature nelle atmosfere dei pianeti, di certi pianeti extrasolari. E questa naturalmente è un'avventura affascinante. Naturalmente molti pensano appunto sull'orizzonte di questa ricerca c'è sempre la ricerca della vita nell'universo, che è un argomento affascinante. E credo che la vostra generazione, con degli strumenti scientifici e delle missioni molto particolari e costose, potrei parlarvi per parecchio tempo delle missioni scientifiche per la misura della composizione chimica delle atmosfere dei pianeti extrasolari, eh? Sono delle missioni, dal punto di vista tecnologico, straordinariamente challenging, straordinariamente diciamo delicate, e sarebbe molto interessante parlarne.
Ma chissà, appunto, vi lascio anche con questa frase di Carl Sagan, che è molto bella, appunto, che diciamo, ci dà la prospettiva, appunto, di questa ricerca di vita nell'universo, no? Che, insomma, è uno dei temi, è un tema sicuramente affascinante. Quindi ve la lascio senza commentare e infine chiudo con questa immagine che ho presentato molte volte anche in conferenze pubbliche, in cui i miei amici del JPL, per stimolare soprattutto persone giovani a dedicarsi alla ricerca di pianeti extrasolari e di missioni per la ricerca di pianeti extrasolari, hanno fatto una serie di questi manifesti di modern art, e questo qui mi piace in maniera particolare perché dice l'annuncio di un'agenzia viaggi, scusatemi, interplanetaria, che ci dice di rilassarci su Kepler 16b, e Kepler 16b è un sistema in cui è stato scoperto un pianeta, però il sistema è costituito da una stella doppia, quindi ci sono due soli e un pianeta. Quindi rilassiamoci su Kepler 16b, dove la tua ombra ha sempre compagnia, scusatemi, la tua ombra ha sempre compagnia, perché di ombre ce ne sono due. Allora, abbiamo finito questa nostra carrellata, scusatemi, ho la voce, ho un po' di raucedine. Abbiamo finito questa carrellata, certo, il pianeta è Tatooine, che appare anche in Guerre Stellari, ovviamente, no? Appare anche in Guerre Stellari. Giovanna Tinetti, sì, è l'astronoma che tenne esattamente l'incontro a Ingegneria Incontra, ma io volevo appunto che facesse due o tre lezioni proprio per noi. Ed eravamo d'accordo perché lei veniva a Roma per un mese circa, e quindi eravamo d'accordo che facesse questa serie di guest lectures sulla ricerca di pianeti extrasolari e sulle missioni per la ricerca di pianeti extrasolari. E purtroppo è andato tutto a monte a causa di questo. Avrei potuto forse chiederle di fare. Non ci ho pensato a fare appunto queste guest lecture da remoto, ma è tutta un'altra cosa. Sarebbe stato molto meglio e molto più bello interagire direttamente con lei. Va bene, ci fermiamo qui. Io ho altre 2 ore di lezione con i vostri colleghi del quarto anno o del primo anno della magistrale. Quindi rimango solo qualche minuto per vedere se ci sono domande da parte vostra, perché poi mi devo connettere per le ultime 2 ore. Sì, c'è il libro, il suo libro sulla ricerca di pianeti extrasolari, però ve ne suggerisco un altro, un po' più datato, di Casting. In inglese, How to find an habitable planet. È un altro bel libro che si conclude appunto presentando questi 7 metodi di osservazione astronomica con missioni spaziali di diverso tipo, per appunto trovare un pianeta abitabile.
con un'atmosfera simile a quella della Terra. È un altro libro che potete prendere in considerazione. E questa immagine di Kepler 16b, potrebbe essere un buon suggerimento per andarci a rivedere Guerre Stellari ancora un'altra volta. Va bene, se non vedo altre domande sulla chat, terminerei qui la lezione. La prossima volta, la prossima. Nelle ultime 2 settimane affronteremo due cose: rapidamente il charging di satelliti e poi la gravità, e faremo degli aspetti particolari della gravità di un corpo. E vedremo appunto come la gravità e la forma di un corpo ci possono dire molte cose, sono utili ed importanti per le missioni spaziali. Per la realizzazione di missioni spaziali. Va bene, a questo punto io termino lo streaming e vi do appuntamento a lunedì. Arrivederci a tutti.